Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio. Siamo oggi su Book Serve Delicious, avevo già fatto un video in passato. Oggi avevo un attimo di tempo e visto che al momento al posto di Magic non c'è ancora nulla, ho deciso di registrare questo video particolare di Book Serve Delicious. In particolare oggi sto sperimentando un pezzo nuovo della postazione che adesso non so se si riesce a vedere. Forse un pochettino, non voglio fare casini. Comunque ho preso una bella asta per il mio microfono, per il mio Samsung Meteor. Adesso sta spappando tutto, forse si sta spingendo via anche il monitor, un casino ragazzi. Vabbè, adesso rimetto tutto a posto e niente, adesso ridrizziamo magari un po'. Ok, controllo di non aver fatto così su OBS, vai un po' più dritto. Ok, no, perché non voglio che stia in camera mentre... Ecco, infatti adesso si vede di nuovo il pop filter. Ok, ora dovrebbe andare bene, lol. Quindi torniamo al nostro Cook Serve Delicious. Allora, non sono andato avanti di stelle, se non sbaglio, da quando ci siamo lasciati la scorsa volta, ma ho fatto un altro po' di soldini e ho sbloccato un pochettino di cibi. Allora, ho un menu rot e ho una safety inspection, porca la miseria. Allora, vediamo un attimo, active menu. Oddio, tutto che è andato male, quindi dobbiamo togliere la pizza, le lasagne, la carne, il pesce, tutto quello che ho upgradato in pratica, la bistecca. Cosa mettiamo? Ah, tra l'altro daily special, devo cambiarlo. Cosa possiamo mettere? Allora, la zuppa mi piace, ma è un sacco che non la faccio ed è uno dei cibi più difficili in assoluto di tutto Cook Serve Delicious. Mettiamo la pasta, che ci può stare, sì, anche come quello, tanto non l'ho ancora upgradata, quindi non dovrebbe essere difficile. Il fried rice non è difficile, il lobster ci sta tutta la vita e anche le... Sembra che continui il disegno. E le banana... frosted banana, una cosa del genere. E quindi possiamo partire. La postazione è un po' sperimentale, quindi io mi scuso se per caso ci saranno un po' di disturbi, se l'audio non verrà perfetto. Io ci sto provando, ho preso il braccio per il microfono e il pop filter in modo da cercare di evitare troppi disturbi, che cioè molti dei disturbi che vengono dalla tastiera, dal mouse e da altre cose che posso aver appoggiato sul tavolo qui, quindi così dovrebbe prendere meno quei rumori. Allora, fatto, qui devo mettere il banale quando... Ok, vai. Allora, red sauce, poi pepper, mushroom, spinach and onions. Ok, la banana Foster è pronta. SB, aspettiamo, mettiamo le bananas. Ed è solo la webcam un po' oscillante, spero che non sia... Ehi, ti ho detto tu. Spero che non sia un problema. Ma davvero, vi stavo dicendo, questa è una postazione che sto rivedendo un attimo da quando sono tornato qui all'università, a studiare per l'università. L'ho tomato, 1, 2, 3. Carote, 1, 2, 3. Celery, 1, 2, 3. Cabbage è con la L. E red peppers, com'è che sono i red peppers? D. Ok, 4 via. Cheese, sauce and onions. Ok, 2 SB. Oddio, perché ho messo la zuppa? Perché ho messo la zuppa raw pasta? Via la zuppa. 5, un'altra zuppa. Tomato, 1, 2, 3. Carrot, 1, 2, 3. Celery, 1, 2, 3. Cabbage, 1, 2, 3. E red peppers era D. Sì, ok. Lobster, andiamo. Quelle, usciamole, perché sennò... Usciamole, oddio. Red sauce. Red sauce. Peppers. Mushroom, spinach, onions. Ho perso il 4. No, ok, raw pasta. Raw pasta. 5, 6... 1, raw pasta, 2, fried rice, eggs e onions, con la O, con la N, ok, con la O. Li laviamo i piatti, 1, 2, 3, 4, cheese, pepper, mushroom, spinach e onions. Questo sta per bruciare, questo,
cheese meatballs, com'è che era meatballs? M niente. Andata. Me ne sono andate via due. Porca la miseria. 10. Perché ho messo la zuppa, ragazzi? Perché ho messo. Allora, buttiamo via la spazzatura, che c'è l'ispettore sanitario là che ci controlla. Facciamo la pasta. E bread e meatballs. The meatballs che non mi ricordavo più. Caso marzo, ok, questo è easy. Ho anche una tastiera diversa e quindi devo farci un po' l'abitudine. Di nostro meatballs, ci stanno per seguitare. E quindi è tutto uno sperimentare, una cosa favolosa e drammatica allo stesso tempo. Ma noi ci proviamo. Ho investito un pochettino dei miei dindi per cercare di cambiare la mia situazione, non solo per il canale ma anche per quello che è il mio utilizzo normale del computer. Oh, non mi prendi i tasti. Sono abituato con l'altra che devo premere meno. E quindi qui faccio un pochettino più fatica. E cheese, peppers, mushrooms, spinach, onions. Tra l'altro avrete visto tipo 10 configurazioni diverse della stessa camera, perché ho spostato il computer in tipo 1000 posti diversi. Ho chicken e con la K, poti e con la W, bouillon cubes e con la U, celery 1, 2, 3, ok, 2 la pasta, nel 3 allora solo cheese, ok. Dell'altra pasta. Ma spero di trovare una situazione ottimale. Che tra l'altro mi... ho sbagliato, ho iniziato ad aprire questo. Non si può cambiare una volta iniziato. Quindi meatball, chicken, bacon, peppers, mannaggia, mushroom, spinach, onions. Allora 4 bread e meatball. Vai. Casumarzu, andiamo con il casumarzu. Oggi è andata proprio un po' male, ma almeno speriamo di fare un pochettino di soldini. Fried peas, carrots, egg, onions. 6. Raw pasta. 3. Fried peas, carrots. 2. Lobster a cuocersi. Quello via. Il 4. Fried peas, carrots, eggs. 3 via. 5. Elk wine, è l'ultimo che ho per ora. Quindi andiamo con questo veloce, veloce, veloce. Questo è pronto. Allora, 6. Red e meatballs. Oh, vanno le meatballs oggi. No sauces, perfetto, meglio così. Cuociamo questo lobster intanto che pensiamo alla zuppa. Booty, bouillon, seasoning, tomatoes, 1, 2, 3, carrots, 1, 2, 3, celery, 1, 2, 3. E celermente, magari. Oh, la spazzatura, via. I piatti, che c'è la tipa. C'è la tipa. 4, oddio. Potatoes, carrots, non ce la farò mai, infatti. 1, 5, no, veloce, oddio, 3, al tavolo, 3, al tavolo, 3, butter e cocktail, ok, ok, vai. I macelli che ho fatto oggi. Vedremo poi dopo quanti negativi. Via con la zuppa, perché ho messo la zuppa in un giorno in cui c'è la tipa dell'ispezione sanitaria? Non lo so. Red sauce, bacon e peppers, a lei. Adesso mi sta venendo il premere compulsivo. Red e meatballs. Tra l'altro mi sta facendo venire il fame perché è mezzogiorno e mezzo e ancora non ho mangiato. E non so, no, non so neanche se lo farò solo per far cuocere la pasta senza la pasta. Cheese, fortuna che non me l'ha fatto fare. Peppers, USO per mushroom, spinach and onions. Via per il tavolo 1. 2, fried peas, carrots, egg, onion. Onions, me l'ha presi? Sì. 4, 3 che sta bruciando, red, peppers, mushroom, spinach, onions, 2 e 5, uff, thumbs up. 4, ne abbiamo sbagliati, 4. Però buono, abbiamo guadagnato 48 di mance e 550, mannaggia, mi c'ho tutto che mi oscilla qua. Questo tavolo è una... ecco,
Non diciamo parolacce, però. Fa schifo. Tavolo fa schifo. Ma è sempre meglio di quello che avevo di là. Cioè, di là c'è un altro tavolo che ha delle gambe fatte apposta per farlo oscillare. Cioè, io non so come hanno concepito quel tavolo barra scrivania. Ma sembra proprio progettato per oscillare e sbattere contro il muro mentre lo utilizzi. Che è una cosa odiosissima. Perché sto monitor continua a oscillare? Porca la miseria ladra! Dai, calmo, tra l'altro il monitor è troppo basso ed è inclinato in basso. Fa tutto male, insomma. Fa tutto male e noi stiamo registrando da 10 minuti e va già tutto così male. Benissimo, allora vediamo un attimo di cambiare il nostro active menu. Allora, innanzitutto togliamo via la zuppa, ecco. Anche la pasta ci ha fatto dannare non poco. Quindi io direi che andiamo con... Cos'è che avevamo upgradato? Le lasagne, forse. Che sono anche quelle un bel casino, eh. Non so io perché l'ho upgradato. Il pesce mi serve. Facciamo così. Tanto il pesce è facile, devi fare solo così. Poi S e il limone per chi lo vuole. E direi che possiamo partire così. Start new day. Abbiamo un buzz così negativo, così basso. Cosa che abbiamo? Abbiamo tre cibi che sono, però, che fanno inciccire. Il vino, ok, ci toglie il 5%. Bad aroma, ce l'ha il pesce e mi spiace. Hai 4 bad orders. Però cos'è che ho 3 cibi obesi? Active menu. Allora, la lasagna è obesa. Forse anche queste sono obesi, vero? Se noi mettessimo questo... 50%, ottimo, perché quella bistecca è salutare, forse. È salutare. A parte le battute tristissime e squallide, se io tolgo questo, forse mi aumenta. No, mi scende. Se metto questo, 52. Però anche no, dai, lasciamo quel coso là perché ho bisogno di fare anche l'achievement di italiano e messicano. Se non sbaglio, allora checklist. No, non è checklist, è statistics. Allora, questo è tutto quello che ho servito. Quello che ho servito, allora American food ci sono quasi, breakfast l'ho fatto, liquid l'ho fatto, Mexican Italian mi serve anche infatti, quindi il fried rice lo conta come Mexican se non sbaglio e quindi mi fa molto comodo. L'exotic foods mi ci vorrà un bel po', credo che mi prenda solo le banana lobster, il sushi che è un po' difficile, non è neanche tanto difficile, il... è quello che è difficile. Questo, il cabobo è difficilissimo, perché in pratica devi fare lo spiedino senza mettere vicino due cose uguali. Solo che il problema è che sei di fretta, e leggi nell'ordine, tipo 5 chicken, 3 peperoni e cose, e devi calcolare mentalmente una combinazione delle cose in modo che non ce ne siano due vicini. E mi pare che se ne metti due vicino viene direttamente quello nero, non viene average, cioè... Viene la faccina rossa, non la faccina blu scontenta, cioè che è un po' scontenta ma non troppo scontenta. Si incavolano proprio di brutto se non sbaglio, se glielo fai male lo spiedino. Però ho visto che hai 300.000 clienti da servire. È davvero difficile quello. Più difficile della zuppa, secondo me. La zuppa devi solo incollare un po' i tasti alla fine. E avere dita molto veloci. Perché... Davvero, ad affettare la verdura ci va un bel... Allora, qua abbiamo bisogno anche della carne. No, classica, quindi PSCR, PSCR, PSCR. No, l'ho bruciato! Primo ordine è già bruciato! Meaty Rome, come vuole essere fatta? PSMC. No, PS... Ok, PSC. Ho già sbagliato. Ho sbagliato tutto. Dato quella, se sbagli una cosa è sbagliato completamente, quindi gliel'ho messa sbagliata del tutto e boh. Dai, fried eggs and onions. Tanto qua sono tutti incavolati di brutto, quindi...
Perfect Day, tanto l'abbiamo bruciato già la prima cosa. Battere cocktail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È quella normale, classica, sì. PSCR, PSCR, PSCR. E fried egg, onions, 4 lobster, 5 cosa vuole, cheapest wine, ottimo, non devo sforzarmi troppo, quella è andata, vabbè era quella normale, non era quella ciccione, questa è ciccione, no, PSCR, 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 poi ho qua, PSCR, 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 4 cosa vuole, una di cocktail, oddio ho messo il coso in... lo speciale del giorno. Mitty Roma è PSMCR. PSMCR. PS. L'ho sbagliata. PSMCR. Lava i piatti. Lava i piatti. Prendiamo il coso. Ok. PSMCR. 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 3 vai via. 6. PSCR. 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 Uff, Elk Wine, quello sta bruciando. Cosa ho sbagliato? Non lo so. Elk Wine, vai, 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 che c'è il pollo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Non so come ho fatto a salvarlo quello. Elk Wine. Non so cosa ho sbagliato comunque di quella. Mi sembrava di aver messo... ah no, forse quella che ho sbagliato, perché ho messo... un parmigiano prima. Sì, ce n'era una che ho sbagliato. Ho detto PSMCR ma ho sbagliato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comunque dopo tutto questo tempo non ho ancora capito cos'è quella freccia nera, cioè rossa in su, che punta verso il basso. B e C. 3, lava i piatti. Classica, PSCR, PSCR, PSCR. 3, 2, che vino vuoi? Quello più economico. Un po' mi spiace perché guadagno meno, ma buon per lui. PCE, devo fare anche meno fatica a cercare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sale e via. Fried rice, peas, carrots and eggs. Ok, quello andiamo via. 4. 2, 3, 4, 5, 6. Questa è comoda come il pesce, perché è davvero facilissima da fare, cioè nel senso basta che picchi e fine. Il pesce ha la difficoltà che di mettere il limone qualche volta, invece la carne è neanche quello, cioè la bistecca di pollo, perché l'altra carne è un pochettino più difficile. Ma sono comunque i cibi un po' più facili di tutto. Allora, questo è destra, giù e CS. Normale, PSCR, PSCR, PSCR. Oddio la rush hour! È già sera? PSCR, PSCR, PSCR. Ogni tanto non sento i... ecco. Ho sbagliato qualcosa là. Non sento i tasti. Cioè non sento il... rumore del cibo che viene poggiato, e quindi ho sempre paura di aver sbagliato qualcosa, di essermi dimenticato qualcosa. 3, 4, 5, 6. Cheapest wine, ottimo. E regolarmente c'è qualcosa di sbagliato. Allora facciamo i pesci che sono veloci. 5, vuole anche limone, ottimo. Questa è Mitiron PSMCR, PSMCR, PSM. Ecco, tipo anche in questo caso non aveva fatto il suono della carne, allora ho detto... avrà preso il pulsante oppure no? Sì, forse per fare pratica con la nuova tastiera, Cook Serve Delicious non è il gioco ideale. Vai. Kazumatsu! Che vuole comprare un vino che si chiama formaggio marcio, non lo so, ma PSCR, PSCR, PSCR. Dopo aver visto che pasta mangiano, non mi stupisco più niente.
Allora, fatta e cotta. La lasagna via, il lobster in pentola. Abbiamo i piatti. Tra l'altro i tasti direzionali sono molto più reattivi della vecchia tastiera. Qui vecchia, non è vecchia, ce l'ho ancora, ma l'ho lasciata nell'altra casa. Tra l'altro quasi una, dovrei poi anche mangiare. E lavare casa, e fare tipo tutto. Però visto che avevo così tante cose da fare, ho detto perché non facciamo un'altra cosa randomica che non c'entra niente? E così l'ho fatta. È andato peggio ancora dell'altro giorno in cui avevo la zuppa, perché là avevo fatto 4 negativi, ma quando ho fatto 3 negativi e 2 medi, quindi gran casino. Sto giro è colpa delle lasagne, per colpa di qualcosa di mazzetta e smai. E papapero. Però abbiamo guadagnato molto di più, perché l'altro giorno, il giorno precedente abbiamo guadagnato 500 e qualcosa, qua 913. E in più 75 di mancia, mentre avevamo guadagnato tipo 48 il giorno precedente. E quindi sono molto contento. Dovrei ancora fare i catering service per passare al 3 stelle, ma però non ho voglia, perché col 3 stelle mi pare che aggiungano un tavolo in più, e quindi sarà ancora più un macello fare gli achievement, voglio farli adesso. Meno rot is occurring, ok, ma quello lo lascio là così me lo ricordo poi. Vediamo alcune statistiche interessanti. Cos'è la roba che ho venduto di più? Ancora la birra, è tantissimo che non vendo birra comunque. No, il pesce, 784. Il pesce è quello che ho venduto di più. No. Insalata, niente batte l'insalata. Ma l'insalata è comoda. L'insalata è comoda. 1036, cioè è un po' difficilina, però è comoda perché è un cibo salutare, quindi ti dà un buon bonus. Abbiamo venduto 377 kg di carne, 503 kg di pesce, quindi praticamente il doppio di pesce, no, non proprio, però un discreto, diciamo, 50% in più. Ma abbiamo usato molti più chili di zucchero di quanto pesce o carne abbiamo venduto. 75 litri di soda, 236 litri di alcol, 1038 kg di vegetali. Ma tutto zucchero abbiamo venduto, tutto zucchero. Banana Foster. Banana Foster c'è. Poi cosa c'è? C'è quella cosa fritta che ci metti lo zucchero sopra. Ma altro non mi viene in mente. Cosa prodi? Magari conta lo zucchero contenuto nel gelato? Lo contenuto nelle bevande zuccherate? Boh, cioè abbiamo il triplo, consumato il triplo di zucchero rispetto ai vegetali. E ho pelato 279,50 spuds, che ancora non so cosa siano. E 759 litri di olio da friggere, suppongo. E siamo discretamente lontani sia con l'American Food, di cui ci mancano 117 ordini. Poi secondo posto Oceanic Foods, quindi prende il lobster, il sushi. No, il sushi forse è nell'exotic. No, il sushi deve essere nell'Oceanic. Sushi e pesce. Nell'exotic invece abbiamo la banana Foster, il kabobo e non ricordo. Comunque l'exotic ci va una vita a farlo, cioè mi mancano ancora 1000 ordini per fare l'exotic. Ma tra l'altro una cosa interessante, voglio solo vedere se si vede in OBS quello che... Ok, il l'overlay. Vede ancora, vero? No, scusate, devo fare alt tab, non shift tab. Allora facciamo una cosa, confronta con gli altri. Oddio, cos'è sta roba? La visualizza classifica globale, classifica.
No, non voglio l'endurance mode, voglio e-sport, endurance. No, achievement globale, scusa. Ah, ce l'ho già forse, sì. Ok. Sì, perfetto. Cioè, qua a destra vediamo quelli che ho preso io, sono colorati. A sinistra è l'ordine, sono tutti gli achievement ordinati per percentuale di giocatori che l'ho ottenuto. Ora, io non vorrei dire una cosa, ma 30 minuti in questo prodotto per la sessione corrente vuol dire che sto registrando così tanto? No, però 25 minuti sì, quindi mi conviene concludere. Dicevo, a parte che il 3 stelle l'ha fatto il 13% dei giocatori mentre io ancora non l'ho fatto, però ho fatto delle altre cose che altri hanno fatto molto meno, tipo avere 5.000 clienti. La gente l'ha ottenuto meno facilmente del 3 stelle. E meno facilmente della lasagna a 4 stelle, che io ancora non ho. Addirittura del ristorante a 4 stelle, cioè c'è la gente che ha avuto il ristorante a 4 stelle prima ancora di arrivare a 5.000 clienti. Ma poi altre cose, tipo avere tutti i cibi a 2 stelle upgradati al massimo, ancora meno gente. Il liquid pin è ancora più raro, cioè c'è gente che ha la zuppa a 5 stelle ma non ha servito 1.500 bevande. Cinquecento clienti ho avuto quando la gente ce l'ha più o meno a un ristorante di 5 stelle. Oddio. E il breakfast food spin. 1,4% delle persone l'hanno preso. Cioè, oddio, è una cosa. Il più raro di tutti è l'exotic food spin. Al posto che non lo so, un Impossible Perfect Day o un 15.000 clienti serviti. E io invece l'ho fatto! Molto prima di ricevere 3 stelle dal ristorante. Sì, ho un modo di giocare un po' particolare, ma sto giocando per gli achievement qua, e quindi mi sembra più comodo prenderli prima di salire di stelle. Vabbè, detto questo, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. In descrizione, tra l'altro, c'è la mia pagina Facebook che non utilizzo tantissimo, ma se vi capita fateci un salto e mettete un mi piace così potete restare aggiornati per quando aggiorno. E noi ci vediamo nel prossimo episodio perché ora scappo a mangiare anch'io, mi è venuta un po' di fame. Ciao a tutti e buona giornata!